Non mi dilungherò come è necessario, dato anche il tempo che va soprattutto messo a disposizione dei nostri relatori in questa fase introduttiva, ma qualche battuta anche per spiegare, se vogliamo, il perché di questo, di questa tematica penso che sia opportuna. Due osservazioni preliminari, proprio sintetiche. Una è che noi siamo in un contesto della comunicazione che possiamo definire in forte crescita. Le statistiche su queste tematiche non sono mai estremamente precise perché non è facile cogliere le dimensioni di investimento che si hanno su fronti talvolta anche non di grande produzione, ma nella media dell'ultimo quinquennio, secondo i dati dell'UPA, possiamo dire che c'è stato costantemente un incremento degli investimenti superiore al 2% e le previsioni anche al 2008 lo confermano. Ma lo confermano non solo i dati statistici, ma anche le valutazioni qualitative, nel momento in cui è ormai chiaro che c'è una stretta correlazione tra investimenti in comunicazione e livello di concorrenzialità diffusa, cioè la concorrenza che fatalmente stimola a comunicare per farsi conoscere, apprezzare e preferire. E siccome la tendenza a questo stato di competitività diffusa ci sembra per il momento permanere, forse incrementare, sia per le liberalizzazioni, sia per l'internazionalizzazione, lo sviluppo tecnologico, il potere dei consumatori, penso che si possa tranquillamente arrivare ad una prima brevissima considerazione che è però importante per gli effetti che si avranno successivamente, e cioè che siamo ancora in una fase di crescita della comunicazione. Noi sappiamo che gestire una cosa in crescita è diverso da gestire una situazione matura o addirittura in declino, in quanto la crescita deve essere sostenuta dall'innovazione e dalla capacità di proporsi in modo innovativo. La seconda considerazione è che di comunicazione integrata si parla tutto sommato ormai da vari anni, dal momento in cui non si è pensato di limitarsi alla sola pubblicità, ma si sono inserite nuove forme di comunicazione, ma questo processo ci sembra che negli ultimi anni si stia accentuando, per cui a quelli che sono definite, secondo le statistiche sempre dell'UPA, le modalità più classiche, sostanzialmente legate alla pubblicità, si vanno ad aggiungere sempre più nuove modalità di comunicazione, compresa quelle collegate con internet, per cui possiamo dire che la comunicazione integrata sarà sempre più necessaria nel tempo e sempre più tenderà ad andare a prendere innovazione sulla dimensione non strettamente pubblicitaria, anche se ovviamente la parte pubblicitaria manterrà il suo ruolo, ma come componente di un mix complessivo. Queste due considerazioni di partenza, lette nel discorso statistico e lette nel discorso dell'osservazione qualitativa, ci hanno portato a soffermarci su quello che già oggi in parte è, sempre più sarà, il futuro mix comunicativo, la futura comunicazione integrata. Le nostre impressioni è che sul fronte degli strumenti comunicativi ormai c'è una grandissima varietà, decine e decine di strumenti, dalla più antica comunicazione personale dell'apostolo o del banditore o, se volete, dello strillone che andava in giro avvertendo la popolazione di certe cose, a versioni ovviamente diverse, più tecnologiche, dalla classica posta elettronica a tutto ciò che concerne quello che oggi si usa chiamare il social network e quindi il social networking che si sviluppa. Noi all'inizio del corso di comunicazione, quello base, non del master, ci divertiamo a costruire sulla lavagna tutte le modalità con le quali si può comunicare. E vi assicuro che si riempie una lavagna grossa come lo schermo, se si va nei dettagli. E quindi nasce un'opportunità poter avere una strumentazione amplissima, un armamentario comunicativo molto vasto, ma nasce anche il problema di saper scegliere,
perché la libertà di scelta poi deve essere accompagnata da una professionalità capace di saper affrontare questa scelta. Contestualmente, lo stesso avviene nella dimensione dei media, sia tecnologici che non tecnologici, quindi la disponibilità di media sta crescendo ogni giorno di più, dalla tradizionale e antica carta stampata a nuove forme di mobile smartphone o di web TV e così via compaiono, e quindi nuove possibilità che anche qui però creano il problema di saper scegliere. Se noi facessimo una combinazione, abbiamo così creato una specie di matrice strumenti media, noi vedremmo che ormai c'è una vastità di opzioni, abbiamo così simbolicamente chiamato in azzurro speriamo la gradevolezza, il mare delle opzioni, ma è un mare magnum dove non è facile sapersi districare. Ci vuole capacità, ci vuole professionalità, conoscenza di tutte le opzioni, valutazione dei pro e dei contro, per poi arrivare alla combinazione del mix ideale. Perché il confine tra le opportunità e i rischi non è così ampio, è anzi piuttosto sottile. Tanto più se ricordiamo che gli investimenti crescono, quindi bisogna spendere sempre di più, ma bisogna spendere bene. Ecco che nasce quindi il problema di valutare come queste dimensioni, soprattutto quelle nuove che compaiono, possano essere efficaci o meno. La dimensione tecnologica sicuramente apre degli scenari estremamente interessanti e affascinanti. Non mi dilungo adesso per motivi di tempo nel evidenziare le numerose opportunità che la dimensione high-tech offre. Opportunità che sono tra l'altro particolarmente coerenti con le logiche e le finalità del marketing e della comunicazione relazionale, quindi si prestano altamente, stanno facendo fare dei passi in avanti veramente rilevanti, consentendo anche a chi modesti budget da investire di potersi muovere, quindi anche le piccole organizzazioni, se sanno fare bene, possono, grazie a queste strumentazioni spesso low cost, muoversi efficacemente. Ma c'è anche il rischio, come sempre. Qualcuno già comincia a parlare di technology stress. La tecnologia può disumanizzare, può creare proprio una assuefazione negativa oltre che positiva. Ecco che già da tempo, per la verità, si evidenzia la necessità, se volete l'opportunità per i più lungimiranti, di bilanciare la tecnologia con il contatto con l'umanità, con la passione, con il riuscire a contagiarsi, a fare festa, a emozionarsi e quindi a memorizzare, interiorizzare ciò che chi vuole comunicare vuole trasmettere appunto al destinatario. Quindi una, per certi versi, riscoperta della dimensione importante del contatto anche umano. Si parla spesso in termini di marketing e comunicazione, ormai marketing ha 5 sensi, non basta comunicare e dire una cosa che sarebbe l'audio, bisogna vedere, toccare, incontrare, assaporare e così via. Quindi una dimensione che contrasta con la dimensione più tecnologica, ma che può utilmente integrarla. Ecco che oggi la sfida, a nostro avviso, dei comunicatori da un lato, ma anche dei media dall'altra, è di riuscire a decidere come comporre e dosare il communication mix. Cosa mettere dentro la formula, la ricetta della nostra comunicazione e con quale dose inserire queste varie componenti. Composizione e dosaggio dei fattori che noi riteniamo funzionali per ottenere il massimo ritorno sull'investimento sempre crescente che noi andiamo a fare, così da ottenere chiaramente, come sempre, i massimi benefici con il minimo dei costi. In questo senso, quindi, lo accennava anche il professor Paganetto nelle parole introduttive, ecco che emerge questo termine che forse a volte non dà subito un'impressione positiva, ma che probabilmente nel tempo invece l'acquisirà, di realizzare sostanzialmente un ibrido dove high tech, high touch si incontrano e collaborano.